Restano gravi le condizioni del diciottenne colpito da meningite da pneumococco, ricoverato dall'altro ieri presso l'unità operativa di rianimazione dell'ospedale di Conegliano. La prognosi del giovane, arrivato martedì sera al pronto soccorso con cefalea, nausea, febbre e otite, resta assolutamente riservata. Una situazione critica, che però non deve allarmare, infatti, trattandosi di un caso di meningite non contagiosa, non sono necessari trattamenti antibiotici ai familiari o altri provvedimenti di sanità pubblica. Ma pur sempre riaccende il tema delle vaccinazioni con il ministro Lorenzin che oggi ha ribadito alle regioni la volontà del governo di arrivare ad una legge che renda obbligatoria la pratica preventiva. Decisioni in linea con quanto prospettato nei giorni scorsi dal sindaco di Treviso Giovanni Manildo, con la vaccinazione dei bambini come requisito fondamentale per l'accesso alle scuole d'infanzia. Una posizione condivisa da chi predispone le campagne vaccinali con una precisazione. Intanto ringrazio il sindaco per l'iniziativa, che è un'ottima iniziativa. Io devo dire che sono un liberale, quindi io non... le amministrazioni che decidono di farlo. Ben venga perché abbiamo bisogno, ma voglio dire che non è un obbligo da parte dei sindaci. Ma è chiaro che qualsiasi tipo di proposta di questo tipo ci vede d'accordo nel senso di aumentare ovviamente ecco la, la percentuale di vaccinazioni, ma non ne facciamo ecco una crociata come US, assolutamente.